Buongiorno, signor Bellucci. Volevo chiedere, lei ha fatto 4 anni al Napoli, due retrocessioni, una promozione. Che ricordi ha dei suoi trascorsi napoletani? Eccezionali, anche purtroppo sono stato bersagliato da un paio di infortuni abbastanza gravi, però dai, i ricordi sono bellissimi. Erano 6 anni dopo Maradona, la gente ancora paragonava tipo i nuovi arrivati a Diego, non so. Ma guarda, Parlava ancora di Diego in città la gente Diego ci all'epoca. parlerà anche nei prossimi 50 anni, quindi lo dice a uno che è stato l'ultimo a indossare la maglia numero 10, quindi so bene l'importanza della maglia, del peso che ha sia il numero che la maglia stessa del Napoli, indifferentemente dal numero. Se vede dove era in Napoli 10 anni prima e dove è arrivato tipo 20 anni dopo, ha forse qualche rimpianto, magari di aver giocato nel Napoli meno competitivo della storia, quello di fine anni 90, inizio anni 2000. Era Ma uno sì, un JoJo po' di Club. rimpianto c'è perché diciamo che io ero un ragazzo giovane, promettente, però non rimpiangerò mai la scelta di Napoli perché là ho capito veramente che ero diventato calciatore vero, non da settore giovanile. Quando giochi davanti a tifosi come quelli del Napoli capisci l'importanza di essere calciatore e delle responsabilità che hai sia in campo che fuori. Quindi non ho rimpianti di nulla, anche perché, ripeto, ho tuttora un rapporto con i tifosi napoletani bellissimo e devo dire che la gente in tanti si ricordano che ho giocato nel Napoli, magari tralasciando i miei trascorsi con il Bologna e con la Sampdoria, anche se la Sampdoria poi è stata a 360 gradi la mia vita, da ragazzino fino alla fine della mia carriera. E il giocatore più forte con cui ha giocato, ha giocato con Beppe Signore, Julio Cruz, Cassano, Pazzini, tanti altri che mi dimentico, ma se c'è un giocatore che le è rimasta nel Seedorf, cuore, Gullit, anche. Mihajlovic, insomma, ho avuto la fortuna Ma di Gullit a fine carriera, per questo però ha non fatto il record di gol in lo. Serie A quando era alla Samp, quindi diciamo che il miglior anno realizzativo l'ha fatto quando era alla Sampdoria. Però ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni, soprattutto con grandissimi uomini, perché di solito si identificano solo con le giocate o con i gol o con gli assist o con le situazioni difensive. Invece ho avuto la fortuna di giocare con grandi personaggi anche al di fuori del calcio. Non si chiedeva mai, Beppe Signore tirava i rigori senza il run-up, come si dice in italiano? Sì, senza Come lo l'incrozio. faceva? Come ci Guarda, riusciva? Che quasi tutti finivano in rete. lui mi ha insegnato a calciare rigori così. Quindi dopo di lui, rigorista, sono diventato io a Bologna e calciavo i rigori da fermo come faceva lui, anche se io ne ho sbagliato qualcuno in più, perché lui insomma era un po' più freddo di me, anche per l'età, insomma. Io arrivai a Bologna come vice signori perché Beppe cominciava ad avere un'età avanzata e poi c'è stato il passaggio di consegne anche per quanto riguarda i rigori. Che lei è rimasto 3 anni dopo che Sì, lui se ne sì, andò sì. in Grecia, mi sa. Sì, andò a fare un'esperienza fuori dall'Italia, anche perché poi mi ricordo che fece la promessa di non voler giocare più contro il Bologna che l'aveva fatto rinascere. E così è stato.